Ed eccoci, io sono con, non so se con due star del web ultimamente o con le dottoresse che tutti abbiamo già conosciuto, amato e apprezzato, Rita Menditto, psicoterapeuta sessuologa e Silvana Di Martino, ciao, nutrizionista. Buongiorno. Oltre che soubrette. quello allora, è the default. Io sarò un po' più di questo, è uno spazio di Enza oggi, impropriamente me ne sto occupando, però alterneremo la leggerezza a delle cose serie. Soubrette lo devo dire, perché Silvana ha dei trascorsi da soubrette. Eh sì, trascorsi anche importanti, insomma. Ma molto importanti, con Leonardo Eppolito hai fatto tante cose nella, e poi sei figlia d'arte con Massimo Masiello, insomma. Poi ad un certo punto hai detto... Poi ad un certo punto mi sono laureata, perché io nel frattempo che tutti conoscono la mia storia, che mentre insomma si andava da una festa all'altra ero col libro per studiare per l'esame. Infatti quindi... c'è un aneddoto che mi racconta la mia amica in comune, Cinzia Oscar. Sì, un abbraccio a Cinzia. E lei, ecco, con il suo modo di fare, ha detto, ma che la guaiuna? Non volevo fare, perché lo studiava sempre, Infatti è una poi carriera. Ci siamo laureate, abbiamo fatto il dottorato di ricerca. In quel momento eravamo anche in una trasmissione importante che era Monte Carlo all'epoca, con la Carlucci, insomma, con Iannacci, delle cose importanti, con la coppia Masiello di Martino, e in quel momento poi, avendo lo stage che facevo al CNR, il Consiglio Nazionale di Ricerca, ho deciso quale. Hai deciso quale doveva essere la tua però strada. Però dentro c'è sempre, insomma. Ma certo, l'arte non si ferma, anzi, mai. Anzi, fa strada, fa comunque. Sono d'accordo con te. Anche la dottoressa Menditto è canterina, lei canta in un coro, vero? Sì, è così. E ovviamente i nostri incontri sono anche dovuti a questo. Noi siamo molto affiatate professionalmente, anche perché ci piace molto questo aspetto di sì. Detto ciò, care le mie dottoresse, dopo avremo modo di parlare nella seconda parte di quello che è accaduto, no, durante la quarantena, del perché ci siamo avvicinati un po' di più al cibo, se è collegato anche alla psiche sicuramente. Però andiamo invece a capire quello che è il vostro lavoro, perché voi non vi siete fermate durante la quarantena, e anzi i vostri pazienti hanno continuato a seguirvi, tant'è che nella prossima puntata in cui sarete presente vedremo anche il primo epilogo del vostro paziente. Sì, quello in effetti più importante, nel senso che comunque era una persona che doveva fare una sleeve, che doveva fare un'operazione, invece ci ha creduto, siamo a circa 35 kg e anche in quarantena è riuscito poi... Non sveliamo niente, che poi ne parleremo. Le vedremo poi. Come avete fatto a seguire invece i vostri pazienti a distanza? In modalità remota, quindi facevamo proprio delle dirette, poi dopo avevamo una chat dove poi comunicare con i nostri pazienti, ed eravamo io e la dottoressa Menditto, sia sotto l'aspetto psicologico che sotto l'aspetto nutrizionale. Ed era facile che loro si aprissero, Rita, anche a distanza? Sì, la difficoltà forse era un po' più la nostra, no? Perché abbiamo avuto questa difficoltà dovuta forse all'età, chi lo sa, noi non eravamo pronte a questa modalità di interazione, anche nel mio campo ovviamente è stato un po' difficile creare questa distanza, anche quando ci pesavamo, le persone si pesavano a distanza, noi eravamo abituate a essere lì con loro, però poi nel tempo ci siamo accorti che c'erano degli aspetti positivi di questa nuova modalità di comunicazione, infatti grazie a questa modalità le persone ci hanno sentito più, ci sono riuscite a sentirci più vicine, si sono affezionate. Hanno visto anche l'aspetto umano, nel senso che comunque in TV c'è una sorta di imbarazzo, certo. Quando si viene allo studio si è da soli, invece poi si diventa un gruppo, si diventa insomma un rapporto più familiare, si sono poi rilassati e siamo riusciti. C'è stato un fattore che avete trovato in comune un po' con tutti i pazienti, o ogni caso continua ad essere a sé? La loro era una necessità chiara di non perderci, avevano paura di perdere questo riferimento costante che erano sia i controlli che proprio i nostri settimanali incontri, e quindi erano assolutamente compiaciuti da questa nostra nuova modalità, non soltanto privata per i controlli fatti alle persone che seguiamo, ma abbiamo creato queste dirette trisettimanali dove incontravamo le persone che ci facevano domande per quanto riguarda l'alimentazione, ma in maniera
maniera più svariata, c'erano anche persone che seguivano nutrizioniste, che erano seguite già, ma che facevano domande. Avevano bisogno di un supporto, infatti avevamo diversi casi che non conoscevano magari il nostro metodo, ci hanno conosciuto comunque nella trisettimanale, e quando poi abbiamo deciso di stoppare il primo giugno, dispiaciutissime, tante persone, no ma ci abbandonate, ma noi ne ritorneremo insomma in TV. E in che modo li avete invogliati a non lasciarsi andare? Perché poi molti ci siamo lasciati andare. Siamo lasciati andare, però ecco, abbiamo motivato le persone, soprattutto il discorso, abbiamo fatto per mesi il discorso di dire adesso non pensiamo alla prova costume, perché a marzo non potevamo pensare alla prova costume, dovevamo pensare alla salute, che era importante. E allora il discorso era proprio fatto su un'alimentazione per potenziare il nostro sistema immunitario. Quindi è lì che abbiamo iniziato un approccio con il nostro paziente. E qui, nel momento in cui venivano e cedevano, dicevano ma io voglio fare la pizza, voglio fare il fritto, interveniva la dottoressa Menditto nello spiegare, eccoti, ti riprendo. In che modo? Nelle alternative, perché sai Ciro, c'era tanto da fare in casa, però ovviamente c'era un circolo vizioso che si chiamava fame emotiva, non so cosa fare, vado davanti al frigo. Allora quello che facevamo insieme era proprio sostenere le persone sotto un aspetto nutrizionale, ci davamo delle alternative, no? Fai così invece di fare quelli, mangia questo invece di mangiare quello, e io invece da quell'altra parte cercavo di elaborare questa emotività, questo stress, quest'ansia, dando un nome a queste cose. Ed ecco che poi in queste dirette che noi facevamo venivano spontaneamente fatte delle domande anche personali. Pensa che a un certo punto c'erano delle persone che ci seguivano, che hanno fatto amicizia tra di loro, si salutavano nella chat tra di loro. Enza, Jessica, Fernanda, che poi alla fine abbiamo fatto una stanza, un giorno abbiamo fatto una stanza per raggrupparle tutti e salutarci, insomma. È stato molto bello anche a livello proprio sociale, non social. Soddisfazioni ne hai avute, quindi ci sono pazienti che sono dimagrite anche? Sì, anche a distanza ci sono pazienti che sono dimagriti, anche noi, io tra le altre cose abbiamo allargato anche il nostro raggio d'azione, si collabora anche con un quotidiano medico online, quindi stiamo estendendo, guarda che questa cosa comunque ha allargato, c'è la Calabria, c'è Rimini, c'è San Marino, che poi a settembre ci saranno tante novità che ci stiamo anche estendendo, perché poi ecco la modalità remota ti permette anche di seguire persone che non sono solo del tuo raggio d'azione. Ma poi il momento di fermo forse è servito anche ad aprirci la mente e a creare nuove idee. È così. Dopo invece parliamo invece del perché ci siamo lasciati andare, come mai poi si va alla ricerca di uno sfogo che molto spesso è rappresentato dal cibo, ma anche come siamo riusciti a convivere in casa, se questo, se questa umanità, ne parleremo anche con un padre Valentino che si collegherà con noi, insomma avremo tanto di cui parlare. Nel frattempo ricordiamo le vostre pagine. Dottoressa Rita Menditto sia su Instagram che su Facebook. Silvana Di Martino, nutrizionista, sia su Instagram che su Facebook. E poi il nostro gruppo, perdere peso senza perdere la testa.